Ti sono mancato, caro. Eh? Non dici niente? Se tu sei qui, Washington è salvo. Vero, vero. Ma vedi, mi sa che mi hanno graziato. Vi ringrazio del vostro aiuto, amici. Che non ci siano altri errori, Thomas. Siamo intesi? E l'assassino? È qui. L'hanno messo nella cella qui accanto. Non li abbiamo ancora uccisi tutti. Sistemalo tu, Charles. Sì, signore. Che si fa? Tu sei quello del Congresso Continentale. Il cane da compagnia di Adams. Forse ho un'idea. Già, due piccioni con una fava. Dimmi. A tempo debito. Tanto l'assassino non può sfuggirci. Per ora cercheremo di trovarti una sistemazione migliore. Ma di che parli? Pensavo di uscire di qui. Temo che resterai qui per un po', grazie a Benjamin Talmadge. Ha dato aria alla bocca, raccontando un sacco di cose. Sei accusato di aver tramato l'assassinio di George Washington. Che manica di imbecilli, pensavo aveste sistemato tutto. Ne discuteremo altrove. Cercando di evadere. Possiamo aggregarci a lui? Sì? E cosa te lo fa pensare? L'ho visto che intagliava qualcosa in cortile. Se l'ha infilata in tasca quando mi ha visto. Sembrava una chiave. Sarà un coltello? No, Mason non combatte. È uno che parla e sta alla larga dai guai. Wims il furbo lo chiamano. Un vero bastardo. Avanti, Finch, non è così male. Mi ha insegnato un po' a scrivere. Manderò un biglietto alla mia mail. Credi che quella zozza sia lì ad aspettarti? Che si mantenga pura solo per te? Scommetto che sarà già nel letto di un altro. Magari di altri due. Chiudi quella bocca o te la chiudo io. Vai buono, scherzavo. Sì? Non era affatto divertente. Ma dove andiamo? Stai fuori dai guai o finirai nella fossa! Che cazzo guardi, mezzo sano? Non capisci l'inglese? È così? Devo inculcarti il buon senso a suon di pugni! Dovrei cercare di trovare questo Wims. Se vuole scappare, forse può aiutarmi. Mason Wims? Forse. Mi serve il tuo aiuto. Eh? Dicono che sai come si esce. Dicono un sacco di cose. Non ho tempo per giocare. Peccato. Speravo ti andasse una partita con me. Bene. Conosci le regole del gioco? Visto che sai già chi sono io, qual è il tuo nome? Connor. Piacere mio, Connor. Bella mossa.
Dimmi, cosa ti porta Bridewell? Sono stato accusato ingiustamente. Lo dicono tutti. Tu non mi credi? E perché dovrei? Hai l'aspetto di un bruto. Ti sbagli. Sono un uomo onesto. Eppure ti trovi qui in prigione. Dimmi, come sei finito in questo posto? È una faccenda privata. Come lo è quello che chiedi a me? Volevo impedire un omicidio. Oh, qualcuno di famoso? George Washington. Pensavano di divertirsi di nuovo burlandosi del povero Mason. Che sciocchi, tutti quanti, a ridere di una cosa del genere. George Washington è un uomo assai coraggioso, un fratello leale, unico nel carattere, inflessibile nelle convinzioni. Quell'uomo è il nostro Giove Capitolino, destinato a portarci non solo alla libertà, ma alla gloria. Chiunque sostenga il contrario, o è stupido, o è traditore. Allora capisci perché ho bisogno di andarmene di qui? Se non mi aiuterai, lui morirà. Dici sul serio? È così? Molto bene. Ma c'è parecchio da fare. Vedi, tutto dipende dalla chiave che ho creato. Ma quel rozzo di Finch l'ha rubata. Ci ho messo 3 mesi a realizzarla, sai? Devi recuperarla, o non si va da nessuna parte. Consideralo fatto. Chiave inutile. Cos'hai da guardare? Mi fai gli occhi dolci? La tua chiave è inutile. Che vuoi dire? Non entra nella toppa. E infatti non deve. Hai creato una chiave che non funziona? Beh, questo dipende da come la fai funzionare. Ci porterà fuori di qui, ma non nel modo che pensi. Allora come? Dovrai usarla per sottrarre la vera chiave al guardiano. Devi scambiarla con la sua. Perché non prendere la vera chiave e basta? Perché tanto lavoro? Lui potrebbe accorgersi del furto. Così invece non noterà niente. E quando proverà a usarla? Non lo farà. Per questo ho scelto lui. Come lo avvicino? Già, questa parte non ti piacerà. Meno ancora delle altre. Sentiamo. Scatena una rissa. Cosa? Dopo la rissa ti getteranno nella fossa. E a cosa dovrebbe servirmi? Il guardiano sorveglia la fossa. Essere mandati lì è il solo modo di avvicinarlo. Te lo riconosco. Hai progettato davvero un bel piano per farmi rischiare la vita.
picchiane più che puoi. Uno o due faranno solo divertire le guardie, ma tu devi farle infuriare. Ora sai cosa devi fare. Non farti uccidere. Vero attaccabrighe, eh? Qualche giorno nella fossa ti farà calmare. Ma guardatevi, patetici, luridi, sciagurati! Non siete che porci che succhiano dalle mammelle della civiltà! Ladri e furfanti tutti! E forse ve ne rendete conto? Devo stare attento a non farmi vedere. Troverai Iki oltre quella porta. È dove tengono i prigionieri importanti. Stanze pulite, più spazio, cose del genere. Sembra che anche in prigione i contatti facciano la differenza. Grazie, Mason. Di tutto. Troverò un modo per ricambiare quando il mio lavoro qui sarà finito.
quello che ti aspettavi, giusto? Cosa abbiamo qui? Pensavo vi avessimo uccisi tutti. Vi piacerebbe, non è vero? Liberare il mondo da quelli che non la pensano come voi. Mi dichiaro colpevole. Il tuo coinvolgimento nella rivoluzione ci ha causato parecchi problemi. Non può continuare. Il nostro lavoro è importante. Ma che cosa sai, a parte le bugie che Achille ti propina e le favole a cui hai deciso di credere? So che la gente vuole essere libera e uomini come Washington lottano per questo. Andiamo, lui è un debole. Incespica e balbetta in ogni situazione. Improvvisa senza un vero piano. La sua carriera è patetica, come i suoi trascorsi militari. Potrei andare avanti, ma ci vorrebbero dei giorni, da quante sono le sue colpe, da quanto scarsi i suoi meriti. Bisogna farlo fuori, come te del resto. Non tollererò altre interferenze nel piano. Ecco che cosa accadrà. Ora ti leghiamo e ti riportiamo in cella. Poi domani verrai processato con l'accusa di voler uccidere il buon vecchio George. E magari anche per la morte del guardiano. L'hai ucciso tu, no? E chi potrebbe dubitare della parola del nostro Charles? E una volta fatto questo, beh... Tanti anni fa, il bambino nella foresta eri tu. Ti dissi che ti avrei trovato. E l'hai fatto. Ma non è andata come credevi, è così? Lo sai, tutto questo si poteva evitare se avessi fatto ciò che volevo. Ma quel che è fatto è fatto.